Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il cinema visto da Vision Air e in particolare con la classifica dei film più visti lo scorso weekend, che vede parecchie novità soprattutto ai piani alti. Intanto cominciamo col dire che l'incasso totale al botteghino è più che raddoppiato rispetto alla scorsa settimana e ha fatto registrare un più 149%. Ma scendiamo nel dettaglio e iniziamo dalla decima e ultima posizione con Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, che comunque rimane in classifica dopo 5 settimane di programmazione e incassa altri 66.658 euro. Nono posto in discesa per Le regole del caos, il film in costume con Kate Winslet, Matthias Schoenaerts e Alan Rickman, strappa biglietti per 111.175 euro, ma perde due posizioni. Saliamo sull'ottavo gradino con È arrivata mia figlia, il film brasiliano è una nuova entrata in classifica, ma era già uscito la settimana scorsa, evidentemente ha potuto contare su un passaporto parola positivo e ha incassato 112.278 euro. Sono invece 174.517 gli euro incassati da Tomorrowland, il mondo di domani, che scivola indietro di una posizione al settimo posto e rischia di essere un grosso flop per la Disney, che ha messo in conto di perdere 140 milioni di dollari. Il film infatti è costato 180 milioni di produzione e 150 di marketing e fino ad ora ne ha incassati 170 in tutto il mondo. Saliamo in sesta posizione con San Andreas, il film con Dwayne Johnson continua la sua lenta discesa ma vende biglietti per 221.283 euro. Quinto posto per il film horror Insidious 3, che incassa 254.807 euro, film che è stato visto da Giampiero, che sulla pagina Google Plus di Vision Air ha scritto: Insidious 3 pare scritto direttamente da Giano Bifronte. Nella prima parte gran tempismo nel creare tensione in grado di far saltare dalle sedie il pubblico, salvo poi fare un'inversione a 180 gradi tanto da far concorrenza a Scary Movie. Ma saliamo ora al quarto posto con Youth, la giovinezza di Sorrentino, che dopo 4 settimane riesce a rimanere nella parte alta della classifica e ad incassare altri 271.497 euro. E adesso è arrivato il momento di scoprire quali sono i film che salgono sul podio dei più visti del weekend appena passato. Medaglia di bronzo a La risposta è nelle stelle, il film romantico tratto da un libro di Nicholas Sparks, incassa 299.523 euro. Scende dal primo al secondo gradino invece Fury, che porta a casa 901.705 euro e che Donatella ha recensito sulla pagina Google Plus di Vision Air. Donatella ha scritto: l'unica parola che mi viene in mente per descriverlo è immenso, assolutamente da vedere, adrenalinico fino alla fine, ottimo Brad Pitt ma bravissimi tutti. La corona del film più visto questa settimana va a Jurassic World e tutto sommato era un risultato abbastanza scontato. Il quarto film dedicato ai dinosauri ha raccolto 5.581.065 euro e il consenso del pubblico, tanto che questa settimana mi avete mandato più di una recensione di questo film. Sulla pagina Facebook di Vision Air Vito ha scritto: effetti speciali ovviamente eccezionali, trama scontatissima, suspense, spavento dietro l'angolo e l'aggiunta di qualche nuovo elemento per differenziarlo dai vecchi film, ma rischia secondo me di portare il prossimo, ci sono gli elementi che portano a pensare che ci sarà, un po' più verso Godzilla che rimanere sui dinosauri realmente esistiti. Nel complesso film gradevole che consiglio a tutti. Sempre sulla pagina Facebook Ivan scrive: quest'ultimo capitolo della saga riprende al meglio tutti i format del primo episodio, la pellicola tiene attaccati allo schermo con scene di gran tensione ma anche divertente con piccoli aneddoti buffi. L'attore principale rende molto bene nel ruolo, avrei cercato di meglio per gli attori minorenni, poco espressivi. Anche l'attrice femminile poco adatta al ruolo e a volte fuori luogo, alcune scene forse un po' esagerate. Grazie davvero a tutti voi per aver partecipato, per il momento è tutto da Laura Buffa, ma vi aspetto tutti i giorni con le notizie e le curiosità dal grande schermo sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!